Oggi siamo nella clinica odontoiatrica dell'Università dell'Aquila, al Dipartimento MESVA. Con noi la professoressa Annalisa Monaco, presidente del corso di laurea in odontoiatria, che ci permetterà di conoscere meglio questo mondo, dove è possibile frequentare un percorso di studio innovativo. Ce lo racconta? Quest'anno abbiamo previsto all'interno del corso di studi di odontoiatria e protesi dentaria un insegnamento che prende il nome di odontoiatria traslazionale. Questo insegnamento prevede due moduli, che sono l'odontoiatria digitale e l'odontoiatria di precisione, e siamo una tra le poche sedi in Italia ad aver attivato questo percorso. Percorso che risponde all'esigenza europea di un odontoiatra che sia preparato sia dal punto di vista tecnologico, quindi ci sono delle strumentazioni che è possibile utilizzare, mettere a disposizione dello studente, estremamente importanti, nuove, e nello stesso tempo affiancando una odontoiatria di precisione, quindi un'odontoiatria che, così come la medicina contemporanea, va nella direzione di essere un'odontoiatria centrata sul paziente, sulle esigenze del paziente. Questo percorso, che richiede quindi una preparazione in senso traslazionale dei docenti, ma soprattutto l'utilizzo di tecnologia molto avanzata, è stato possibile grazie a una idea lungimirante, proprio di mettere a disposizione l'innovazione verso i nostri pazienti, ed è stata supportata dal nostro direttore del Dipartimento, il professor Macchiarelli, ma soprattutto dal nostro rettore, il professor Edoardo Alesse, che hanno creduto a questo progetto, che sicuramente renderà questa sede una sede che può confrontarsi con l'Europa. In questo contesto il digitale gioca un ruolo importante. Il digitale è fondamentale, rappresenta il futuro, è già contemporaneo perché è un tipo di approccio che già esiste, ma che a livello universitario ancora deve essere implementato nelle varie sedi. Noi, ripeto, siamo una delle poche sedi che lo sta implementando e consente sicuramente di accelerare tutte quelle che sono le pratiche odontoiatriche, ma soprattutto nella direzione, oltre che della tempestività, dell'efficienza, soprattutto della sicurezza e nella trasmissione dei dati, ma anche e soprattutto nella sicurezza del paziente. Immaginate solo la presa delle impronte che può avvenire con degli scanner, evitando tutti i passaggi che ci possono essere normalmente tra il laboratorio odontoiatrico e il laboratorio odontotecnico. All'interno di questo perimetro rappresentato da innovazione, forte digitalizzazione e personalizzazione, la formazione come si declina? Che forme assume? La formazione prevede sicuramente una parte teorica di lezioni, ma l'aspetto fondamentale della formazione digitale sicuramente è quella che si attuerà attraverso il tirocinio professionalizzante, che prevede un percorso dedicato proprio a questo tipo di innovazione, che va dalla presa dell'impronta digitale all'utilizzo di teleradiografie, alla possibilità di realizzare manufatti che siano personalizzati sul paziente, applicando, ripeto, protocolli che sono sempre più individuali. L'Università dell'Aquila dispone sia di macchine sia di soluzioni non comuni e che non sono frequenti anche in altri atenei. Uno studente che viene qui ha accesso a questo tipo di strumentazione e a quali altre innovazioni deve tenere presente? Da quest'anno, quindi ripeto, grazie a questo importante finanziamento che abbiamo avuto dal rettore, è possibile per lo studente accedere a queste strumentazioni attraverso anche un personale altamente qualificato e percorso strumentale che è cominciato già da qualche anno, perché nel frattempo avevamo acquisito anche altri tipi di strumentazioni, e quindi è possibile per lui, in questo training effettuato all'interno dell'Università dell'Aquila, giungere alla fine dei 6 anni preparato e soprattutto con la possibilità di poter accedere al mondo del lavoro non solo nazionale, ma, come ripeto, anche europeo. Ci troviamo ora con il professor Massimo Frascaria, che si occupa con i suoi studi di implantologia digitale, per chiedere in che cosa consiste la Digital Dentistry.
diciamo che l'odontoiatria digitale, appunto definita Digital Dentistry, è una branca che si sta imponendo proprio in questi ultimi anni, rivoluzionando radicalmente proprio il modo di operare nell'ambito dell'attività odontoiatrica. L'impatto tecnologico ci permette oggi di ricavare tutta quanta una nuova serie di informazioni specifiche per il paziente e quindi digitalizzare tutti quanti i passaggi relativi anche alla diagnosi e agli atti terapeutici. Si tratta, diciamo, di un flusso di lavoro scandito da fasi ben precise, dove c'è una prima fase che si occupa della scansione, cioè dell'acquisizione digitale di un dato reale, come può essere attraverso gli scanner, appunto gli scanner ad alta risoluzione. I più conosciuti nel campo odontoiatrico sono proprio gli scanner intraorali, che permettono di acquisire, digitalizzare la forma dei denti, quindi le superfici di denti e gengive, e acquisirle da reale nel mondo, diciamo, virtuale e digitale. Oltre a questo, poi abbiamo anche la possibilità di acquisire altre informazioni specifiche del paziente, come ad esempio grazie alla radiologia tridimensionale possiamo acquisire proprio l'anatomia e far coincidere i dati, far combaciare, quindi matchare i dati e inserire tutto questo flusso nell'ambito, diciamo, della parte CAD, che utilizza dei software specifici dedicati all'interno dei quali è possibile elaborare proprio delle lavorazioni, cioè dei progetti e quindi dei dispositivi paziente specifici che possono andare ad esempio dall'ambito protesico, quindi le ricostruzioni protesiche di tutti i tipi, l'ambito ortodontico, soprattutto anche l'ambito proprio chirurgico, in particolare nell'ambito chirurgico l'implantologia, che trova veramente un grande beneficio da questo tipo di tecnologia, appunto. E a queste fasi poi diciamo succedono altre situazioni, come ad esempio la fase di produzione, grazie proprio alla tecnologia CAD-CAM, che ci permette di produrre l'oggetto realizzato, quindi il dispositivo personalizzato biomedico, di produrle grazie alla presenza di una tecnologia che è appunto la stampa 3D, possono essere i fresatori, che utilizzano dei materiali biocompatibili che possono essere poi inseriti nell'ambito della cavità orale del paziente. Quindi è una rivoluzione da questo punto di vista del modo di operare proprio dell'attività odontoiatrica. Le applicazioni digitali più diffuse quindi impattano sulla personalizzazione e su quali altri ambiti? La personalizzazione e la pianificazione nell'ambito diagnostico, perché ad esempio l'impatto maggiore noi con questa tecnologia l'abbiamo avuto nell'ambito proprio della chirurgia implantare, quindi della riabilitazione implantoprotesica, dove noi abbiamo la possibilità di determinare, grazie alla ricostruzione tridimensionale dei dati del paziente, quindi delle scansioni di superficie, dei dati anatomici, abbiamo la possibilità di pianificare in maniera molto precisa anche la posizione delle fixture implantari all'interno dell'anatomia ossea del paziente, secondo un progetto proprio paziente specifico, un progetto protesico di riabilitazione paziente specifico. E da qui noi abbiamo la possibilità di trasferire queste informazioni, grazie all'utilizzo appunto delle stampanti, costruire delle dime chirurgiche personalizzate che guideranno il chirurgo durante l'intervento ad ottenere esattamente quella posizione tridimensionale stabilita e studiata a tavolino, grazie proprio a queste ricostruzioni tridimensionali avanzate. La digitalizzazione è un processo che nasce quanto tempo fa e con la pandemia ha subito un'accelerazione, oppure era un processo ormai partito e che procede da solo? La digitalizzazione odontoiatrica è mutuata dall'ambito industriale, ma i primi, diciamo, interventi, le prime macchine dedicate proprio specifiche all'odontoiatria risalgono addirittura agli anni 80. Poi c'è stata, con la progressione tecnologica, l'avvento del digitale, proprio questa rivoluzione vera e propria digitale, un'esplosione di queste applicazioni anche nel nostro ambito, che sono di questi ultimi anni. Quindi oggi posso dire che ci troviamo proprio di fronte a una fase di transizione dove si sta passando dalla metodica tradizionale, mi riferisco ad esempio
alla semplice presa dell'impronta come si faceva una volta, cioè il metodo tradizionale consiste nell'utilizzare dei porta impronta, delle paste che devono essere miscelate, applicate al paziente, che devono subire tutta una serie di lavorazioni. Ebbene, con la tecnologia digitale tutti questi passaggi saltano, si velocizzano gli interventi, c'è un maggior comfort anche del paziente perché il dato viene acquisito in tempo reale ed è disponibile in tempo reale in modo virtuale e da lì può essere inviato in qualsiasi centro di lavorazione attraverso la rete, attraverso i dati. E quindi c'è stato proprio un enorme sviluppo in questi ultimi anni. Oggi diciamo che ancora non c'è una grande diffusione nell'ambito professionale. Perché? Perché c'è una certa difficoltà ad abbandonare il vecchio modo di lavorare ed entrare in un nuovo modo totalmente diverso di lavorare. Per cui c'è molto bisogno in questo campo di formazione sia nell'ambito universitario, quindi rivolta proprio agli studenti che sono, possiamo considerarli dei nativi digitali, e anche attraverso la formazione di persone che già hanno avviato uno studio e che quindi avranno necessità di apprendere queste nuove procedure. Ci troviamo all'interno di uno dei laboratori che si occupano proprio di trasmettere e di guidare gli studenti in questa transizione digitale. Che cosa viene fatto qui dentro? Che cosa apprendono? Beh, diciamo che qui dentro noi abbiamo a disposizione dei simulatori che permettono agli studenti di effettuare in sicurezza e sotto tutoraggio tutta quanto una serie di attività che poi hanno un riscontro nella pratica clinica. Quindi andiamo dalla semplice presa dell'impronta, alle otturazioni, alla simulazione di estrazioni, alle preparazioni dentali, alle riabilitazioni protesiche ed anche alle attività chirurgiche implantari. Infatti in questo nostro corso noi abbiamo, grazie alla tecnologia digitale, attivato dei simulatori derivanti proprio da immagini medicali, quindi siamo in grado di ricostruire in 3D i tessuti di un paziente reale, sia il tessuto osseo che il tessuto molle, pianificare tutto quanto l'intervento in via software e poi eseguirlo direttamente sui simulatori e quindi capire bene come funziona la precisione, il flusso e anche la riduzione enorme che si può avere in determinate situazioni dell'invasività proprio del trattamento, semplicemente perché ci sono dei casi in cui, conoscendo bene la posizione degli impianti all'interno dell'anatomia del paziente, avendo a disposizione una guida chirurgica che guida il chirurgo esattamente in quella posizione, ecco qui che si può ridurre la invasività dell'intervento senza più la necessità, ad esempio, di aprire dei lembi chirurgici e quindi le suture, ma semplicemente attraverso dei minuscoli forellini d'ingresso. Questo modo di procedere quindi riduce sia i rischi, aumenta la sicurezza e impatta anche sui tempi di intervento. Assolutamente sì. Perché? Perché diciamo che con questo tipo di attività nulla è lasciato all'improvvisazione, perché l'operatore è costretto a pianificare a tavolino l'intervento, a valutare tutte quante le condizioni di rischio, rispettare la posizione attraverso, diciamo, il rispetto delle strutture anatomiche di vitale importanza o comunque le strutture anatomiche di rispetto, e di conseguenza si riduce molto il rischio intraoperatorio perché è già stato tutto codificato, valutato nella fase preliminare di pianificazione. E poi ovviamente, ripeto, la velocità di esecuzione è maggiore, c'è richiesta ad esempio di minor anestetico, minori farmaci, proprio perché l'accesso chirurgico mini-invasivo è limitato. Siamo agli inizi, mi sembra, le prospettive sono ancora lunghissime, c'è molto da fare. C'è molto da fare, però dobbiamo considerare che ormai la tecnologia digitale è una realtà che ha raggiunto dei livelli di maturità ormai pronti per la pratica clinica, quindi abbiamo raggiunto dei livelli dove diciamo le lavorazioni possono essere tranquillamente eseguite attraverso un flusso completo digitale senza mai uscire dall'ambito digitale, cioè dall'ingresso del dato anatomico, la lavorazione all'esecuzione del dispositivo personalizzato, tutto può avvenire all'interno di questo flusso di lavoro digitale senza mai, diciamo, uscire come si faceva una volta attraverso le fusioni, calchi in gesso, lavorazioni aggiunte. I materiali, ovviamente, esistono dei materiali dedicati per questo tipo di attività digitale che hanno proprio la funzione di essere pronti una volta, diciamo, prodotti per l'impiego clinico.